Di solito siamo abituati a raccontare fatti di politica, invece oggi vogliamo raccontare un fatto piuttosto bello che è avvenuto, anche se triste. È morta una persona straniera, o meglio italiana, ma accompagnata da una figlia straniera, e un cittadino piazzese, il signor Angelo Arena, si è prodigato per seppellire la salma, per aiutare la famiglia. Signor Arena, ci può raccontare in due parole cosa è successo? L'altra sera sono stato chiamato verso le ore, verso l'1:30 da una conoscente, la Che era quale venezuelano. venezuelana, sì, di origine siciliana, sempre palermitana, e poverina aveva perso il papà, era morto In campagna, peraltro. in campagna, sì, e aveva chiamato la guardia medica, ha constatato il decesso e quindi giustamente si trovava da sola, dopo un giro di telefonate non sapeva a chi chiamare. Mi ha chiamato, mi ha fatto attraverso un messaggio e subito mi ha detto: vedi se puoi venire perché papà mio è morto, e mi trovo solo in difficoltà. Quindi verso 1:30 mi sono portato presso la contrada Piano Marino, dove lei abita, e purtroppo, malgrado tutto, ho constatato la grandissima difficoltà della figlia, che si Una trovava, famiglia povera, senza sì, soldi. povera, 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 però avevano, diciamo, qualcosa come poter vivere. Ma in precarie condizioni economiche. E allora mi sono attivato ad aiutarla. Abbiamo vestito il poveretto, il papà morto. E l'indomani mattina, verso le ore 7:30, abbiamo cercato di sistemare la salma, di metterla in sicurezza, insomma, di fare poi tutto l'iter per la sepoltura. Bene, posso dire che attraverso Giuseppe e Mattia, vice sindaco del comune di Piazza Armerina, ho trovato, diciamo, un valido appoggio per l'aiuto e la disponibilità, e quant'altro. Lui si è messo a disposizione. Giuseppe, cosa avete fatto per... Abbiamo dato degna sepoltura a una persona in grave difficoltà, quindi i servizi sociali, i servizi cimiteriali si sono prodigati, nonostante le nostre gravi difficoltà economiche che conosci quando arriva un imprevisto del genere, Ma per le però. famiglie che hanno imprevisti decessi e magari non hanno 3-4 mila euro per affrontare, diciamo, tutta la sepoltura, il comune come interviene? Si deve attivare, mi rendo conto delle difficoltà. Io invece volevo dire un messaggio: ancora oggi esistono cittadini, persone che pensano al loro vicino, danno un segno di solidarietà, soprattutto quelle persone che sono un po' le persone invisibili, che non conosce nessuno, che sono in grave difficoltà e nessuno li va a cercare. E Angelo Arena ha dimostrato di attivarsi il senso civico, la solidarietà, si è prodigato, è andato a cercare amministratori, è andato a cercare i servizi sociali, pur sapendo che probabilmente avrebbe dovuto attivarsi in prima persona. E questo è un segnale importante che esiste ancora questo sentimento. Grazie, grazie signore.